Consigliere Brambilla, prego, consigliere Brambilla. Grazie Presidente, io mi sarei aspettato l'illustrazione da parte del Sindaco, visto che questa delibera è di proposta del Sindaco. E quindi aspettavo con ansia questa delibera, che il Sindaco, che ha proposto questa delibera alla Giunta, la proponesse e la discutesse, anche illustrasse all'Aula. In questa delibera è incredibile, è veramente incredibile quello che c'è scritto, se qualcuno ha avuto la bontà di leggerla. In questa delibera c'è scritto che il servizio comunicazione portale web del Comune di Napoli, della terza città d'Italia, ricerca il dialogo con la cittadinanza mediante i social media e altri strumenti come le chat. Cioè, io quando ho letto questa delibera ho detto: ma veramente stiamo facendo? Cioè, per il Comune di Napoli lo strumento di comunicazione e di vicinanza con la cittadinanza sono le chat. Io sono uscito da tutte le chat del Movimento 5 Stelle, quelle ufficiali, pseudo-ufficiali, per comunicare, perché come mezzo di comunicazione lo trovo assolutamente impensabile, improponibile tra 10-15 persone, figuriamoci tra 966.000 cristiani che attualmente sono i residenti nel comune di Napoli. Cioè, voi state dicendo che il mezzo di comunicazione col quale l'amministrazione intende comunicare con i cittadini sono le chat e i social media. Allora poi scrivete anche che esiste un profilo social ufficiale dell'ente. Mi spiegate qual è? È la pagina Facebook ufficio stampa del Consiglio Comunale di Napoli. C'è stato due commissioni a riguardo. Io vedo soltanto che da quando è stato posto un quesito da parte del Movimento 5 Stelle rispetto alla separazione di ruoli e competenze dettate dalla legge e dal regolamento stesso dei giornalisti, che dice che un conto è il capo ufficio stampa e un conto è il portavoce del sindaco, sono stati separati in casa i due gruppi, ufficio stampa, uno è andato col sindaco e uno è andato col consiglio comunale, uno gli si danno i soldi per fare delle attività e comprare l'apparecchiatura e quell'altro non c'hanno manco i soldi per piangere. Allora io mi chiedo, perché io l'ho detto l'altra volta, dietro le piccole e di modeste entità, delibere di 4.000 euro, si nasconde le scelte politiche di un'amministrazione, e la scelta politica di questa amministrazione è utilizzare un strumento istituzionale per fare attività politica per i fatti propri. Questo è un fatto gravissimo, ed è gravissimo che in una delibera di proposta del sindaco venga scritto che la modalità di ricerca di dialogo con la cittadinanza sono le chat. Io vorrei vedere le chat dove sono sul sito istituzionale del comune. Voglio vedere il sito web del comune con la parte con scritto chat e voglio vedere tutte le persone che chattano. Non so con chi sarà a rispondere da parte dell'ufficio stampa. Voglio vedere, penso che ci sia una persona che sta giorno e notte a rispondere alla chat del Consiglio Comunale. L'ultima cosa, vice sindaco, visto che fa le veci del sindaco in questa proposta di delibera, è cosa significa ente? Cos'è l'ente? Perché viene, io questa è una domanda che abbiamo già fatto nelle commissioni di trasparenza, nelle commissioni anche nella capogruppo, quando si parlava del fatto che l'ufficio stampa dovesse essere un organo che comunicava le attività dell'ente. Allora, l'ente cos'è? Non è la maggioranza che governa questa città. L'ente è il Consiglio Comunale, sono i consigli di municipalità ed è Palazzo San Giacomo ed è Via Verdi. Mentre invece, ripeto per la seconda volta, viene utilizzato uno strumento che dovrebbe essere a servizio dell'ente barra istituzione comune di Napoli per propagandare le attività dell'amministrazione, non dell'ente. E questo è ancora più grave. Siccome ormai noi siamo relegati a un ruolo come consiglieri di opposizione di vedere comunicati stampa del Consiglio Comunale, a parte qualche uomo, donna di buona volontà viene anche a fare le foto, ogni tanto ci abbiamo anche la foto della commissione, oppure la postiamo direttamente noi, ce le facciamo da soli le foto dell'aula deserta delle commissioni, le postiamo sui social nostri, diciamo, non quelli ufficiali del comune. Però rimane un dato di fatto. Il dato di fatto è che non esiste un organo
cioè di informazione dell'ente istituzione comune di Napoli. Quindi, cioè, onestamente, questa delibera, già com'è illustrata e presentata, ci pone dei grossi dubbi e grossi interrogativi. Noi ovviamente abbiamo dichiarato stamattina, voteremo no nel merito di tutte le delibere e nel metodo, perché questa convocazione, lo diciamo fino all'ultima delibera, è legittima, quindi noi votiamo no, perché questa delibera è, questa seduta del Consiglio Comunale, illegittimamente convocata e costituita. Grazie.